Il governatore della Banca d'Italia recentemente all'Assemblea aveva detto che l'Italia è in ritardo con la crisi tecnologica e ne ha piegato il fio con la crisi economica. Ecco, l'Emilia come si trova in questi settori? L'Emilia ha fatto passi in avanti importanti, significativi, è una delle regioni che ha reagito meglio alla crisi. Il PIL della nostra regione è salito più delle altre regioni e il contributo che la nostra regione ha fornito al paese è stato significativo. Molte delle nostre imprese sono imprese che definiamo tra virgolette multinazionali tascabili, hanno avuto successo sui mercati internazionali, hanno saputo ritagliarsi nuovi spazi e compensare quella che è stata la caduta del mercato interno così pesante. Dal punto di vista dell'innovazione quindi c'è stato molto fermento, in particolare dal punto di vista dell'innovazione di prodotto. Forse abbiamo perso qualche punto rispetto ai tedeschi, in particolare sull'innovazione digitale, questa rivoluzione che sta cambiando la società, ma sta cambiando anche le nostre imprese, i modelli di business. Ecco, da questo punto di vista credo che ci sia ancora tanto da fare nel nostro paese. Sicuramente la dimensione delle imprese, dimensione di piccola taglia, non aiuta in questi processi di innovazione radicali. Tuttavia, anche come industriali di Reggio Emilia, siamo impegnati a mettere a punto una serie di servizi e una serie di tematiche proprio per aiutare le nostre imprese, specialmente le piccole e medie imprese, a traghettare verso il digitale, verso quindi la trasformazione digitale delle loro imprese. Ecco, alla base della tecnologia c'è la ricerca e l'innovazione. Quanto si investe? La nostra regione investe parecchio, credo che dopo la Lombardia sia la seconda regione per deposito di brevetti e quindi c'è un'attività sicuramente importante e significativa dal punto di vista della ricerca, ne parlavo anche prima, in particolare sul prodotto c'è molta innovazione, molte delle nostre imprese sono ambite anche dai concorrenti stranieri che passano ogni tanto a fare qualche acquisizione proprio per la unicità e l'originalità dei prodotti che abbiamo messo insieme nella nostra regione. Quindi c'è uno sforzo significativo, ma evidentemente non è sufficiente in un'economia globale che si misura sull'innovazione. E l'innovazione è la parola magica per l'impresa che vuole restare sul mercato. E bisogna continuamente innovare il prodotto, innovare i processi, innovare l'organizzazione aziendale proprio per essere in grado di rispondere sempre meglio a una competizione che diventa sempre più ardua e che viene portata avanti da tutti i paesi del mondo. Lei proprio in Emilia è un forte promotore del cosiddetto sviluppo degli aggregati della meccatronica. Che cos'è? Che è una disciplina che mette insieme meccanica, elettronica e digitale. Ecco, ma dove trovate le persone qualificate? Come fate? Questa è un'intuizione che abbiamo avuto una ventina d'anni fa, quando ero ancora presidente degli industriali di Reggio Emilia, e nella considerazione, nella consapevolezza di questa ricchezza che il nostro territorio offriva, di tante imprese che erano specializzate in diversi settori, diversi rami della meccanica, dell'idraulica, dell'elettronica e dell'informatica. E proprio in quegli anni cominciamo a sviluppare queste fusioni di tecnologie per mettere a punto prodotti e sistemi, soluzioni di prodotto che mettevano e combinavano tutte queste tecnologie, perché questa combinazione di tecnologie consente al prodotto di performare meglio in ambiti, in spazi più contenuti e quindi di costare anche molto meno. Questo fu un'intuizione che avemmo una ventina d'anni fa, su questo poi abbiamo costruito un club della meccatronica, tutti gli anni abbiamo un premio della meccatronica che facciamo anche col Sole 24 Ore e che abbiamo sviluppato anche nei confronti del sistema scolastico ed universitario. In particolare nel 2003-2004
in presenza dell'Università di Modena e Reggio, della nuova sede di Reggio Emilia che costituiamo proprio in quegli anni, e di fronte ad una facoltà di ingegneria che si stava formando nella nostra città, insieme con il professor Bisi, che era allora il preside di questa facoltà, decidemmo di attribuire il nome di meccatronica a questa nuova corso di laurea che introducemmo a suo tempo. E questo ha avuto un grande successo nel tempo, e gli studenti si sono moltiplicati, abbiamo tantissimi ragazzi che arrivano da tutte le parti d'Italia per laurearsi in ingegneria meccatronica, ma poi la meccatronica ha sostituito in larga parte del paese il nome di meccanica. E quindi tanti miei colleghi di tante altre territoriali di Confindustria, a partire da Milano, Varese, Bergamo, per non parlare di Vicenza e di altre città d'Italia, hanno introdotto il termine meccatronica per sostituire quello della meccanica. E questo è il comparto che dà ancora lustro alla città di Reggio Emilia e al nostro territorio, perché sulla meccatronica noi abbiamo qualche centinaio di imprese che fatturano miliardi e che esportano tantissimo nel mondo. Lei, tra l'altro, è anche membro del Consiglio Generale della Confindustria. Recentemente il presidente della Confindustria, Boccia, ha detto che bisogna far partire una stagione di riforme per un'Europa unita e anche più forte. Ecco, ma quali riforme? Da quale perlomeno cominciare? Ecco, una delle prime riforme che l'Europa dovrà adottare è sicuramente la riforma degli investimenti in infrastrutture. L'Europa, dallo scoppio della crisi nel 2008, ha ridotto di quasi il 30% gli investimenti complessivi nelle infrastrutture. Credo che di questo siamo stati penalizzati fortemente noi italiani, che pure abbiamo ridotto tantissimo quelli che sono gli stanziamenti nelle infrastrutture del Paese. Ed è sicuramente una misura da rilanciare, perché il progetto Juncker di questo finanziamento straordinario ha fornito veramente pochi strumenti alle nazioni come l'Italia. L'altra riforma di grande importanza che l'Europa dovrà affrontare è sicuramente quella della difesa, quella di dotarsi di un sistema di difesa autonomo che le consenta di poter dialogare pari pari con le altre grandi potenze del mondo, per poter riprendere un ruolo di prima importanza come le compete rispetto al peso economico e al peso politico e culturale nel contesto internazionale. Presidente, lei è stato un creatore di parecchie industrie fortemente, tra l'altro, innovative, l'ultima delle quali, la Vini Fessner, che presiede, è una società leader della componentistica per aziende dell'automotive, dell'aviazione, del gas e delle infrastrutture. Ecco, come vive questo periodo di crisi? Beh, è un periodo di crisi che nello stesso tempo è un periodo di grande eccitazione in questo processo di trasformazione che interessa un po' il mondo industriale. Io arrivo da lontano, ho costituito la mia prima società nel 1970 insieme ai miei fratelli, e ho sempre cercato di innovare i prodotti, i processi e le imprese all'interno delle quali ho operato. E cosa significa questo? Significa porsi continuamente la domanda di cosa fare dopo, di come migliorare le performance, di come essere più bravi degli altri, di come affrontare i mercati esteri e conquistare nuove quote di mercato a scapito delle start-up. Assolutamente, io sono uno start-upper degli anni 70. E continuando in questa carriera imprenditoriale, l'ultima esperienza è quella a cui faceva riferimento lei, questa Vimy Fasteners di Novellara in provincia di Reggio Emilia, che si occupa di sistemi di fissaggio per i settori industriali più avanzati. E questa è un'azienda che ci richiede evidentemente molto impegno, perché
aveva una quota di mercato del 50% nell'automotive, che stiamo riducendo al 40% grazie al cambiamento di certi settori, e quindi stiamo introducendo nuovi prodotti che vanno a fornire l'aerospace piuttosto che l'oil and gas, piuttosto che il settore delle infrastrutture. E quindi c'è un processo di innovazione, di trasformazione del prodotto verso nuovi ambiti e nuovi mercati, che è evidentemente appassionante in questa ricerca appunto di novità e di innovazione. Noi investiamo tantissimo in questo settore, e siamo a seconda dell'anno tra il 3 e il 5% dei nostri di investimenti sul nostro fatturato, e riceviamo continuamente anche riconoscimenti da parte della regione piuttosto che del MISE per questi progetti di ricerca e di innovazione che continuamente portiamo avanti nella nostra società e nella nostra industria. Il professor Perita, che analizza ogni anno quello che è la situazione in Italia del nostro paese, anche della, non solo sotto l'aspetto sociologico ma anche sull'aspetto economico, che cosa ci dice? Ci dice che la crisi delle società intermedie, dell'associazionismo, ha portato anche a una crisi della democrazia e a una crisi anche della economia. Ecco, lei presiede un'associazione industriale. Che cosa state facendo per gli industriali? Questa è una bella domanda, complimenti, va sicuramente nella direzione di testimoniare, dopo una lunga militanza anche nel sistema di Confindustria, l'importanza dell'associazionismo per le imprese associate, per le imprese industriali. In un momento di grande cambiamento e di trasformazione come quello che caratterizza i nostri giorni, l'imprenditore si trova alle prese con cambiamenti della sua azienda, dei modelli di business, si chiede continuamente cosa fare per affrontare il nuovo del mercato, e quindi ha bisogno di confrontarsi con i suoi colleghi, di confrontarsi con il presidente dell'associazione industriale, con il sistema confindustriale, proprio per trarre indicazioni, suggerimenti utili per poter reindirizzare correttamente la propria impresa. Ma poi quello che è significativo sempre di più è anche questo lavoro di rappresentanza che le associazioni di impresa portano avanti a favore dei membri associati, perché oggi un'impresa è competitiva nella misura in cui opera in un territorio competitivo. Sempre di più la rilevanza viene assunta dalle città e dai territori, dalla capacità di queste città e territori di poter attrarre i talenti, di poter sviluppare servizi esternalità, quindi servizi di consulenza molto avanzati, che consentono alle imprese di poter riorganizzare, reindirizzare le loro attività in un modo consono a quella che è oggi la competizione globale.